Salve, la mia parola è aggregazione. Sono Anna Crisponi e da luglio ricopro la carica di assessore delle politiche sociali a Sesto, che è un grosso centro di circa 20.000 abitanti alle porte di Cagliari. Il ruolo che mi trovo ad affrontare, particolarmente in questo periodo, è molto delicato e faticoso. Richiede un mix di sensibilità, un po' assistente sociale, un po' psicologa, molta sincerità, molto pragmatismo e soprattutto un grandissimo desiderio di fare, a dispetto del continuo ripetere, chi spesso disperato viene a chiedere aiuto, che non possiamo fare niente fino a gennaio perché non abbiamo nemmeno un passo. Porto qui la mia breve, ma tuttavia intensa testimonianza dei tanti problemi che affrontiamo ogni giorno. Tutti conosciamo i momenti difficili che stanno attraversando le nostre comunità, in cui interi comparti produttivi sono bloccati, paralizzati, e decine di famiglie che vivevano finora un'esistenza dignitosa sono scaraventate nell'incertezza e nell'indigenza. Capi famiglia, a pochi anni dalla pensione, senza più un lavoro e senza prospettive certe di poterlo ritrovare. I nostri uffici assistono impotenti ormai ad una processione continua di richieste di aiuto. Questo malessere sconfortante è messo dolorosamente in luce dai tanti bambini e anziani di cui ci dobbiamo far carico direttamente, perché vittime di situazioni familiari degradate, di abbandono, di miseria, di solitudine e di abusi. Troppi ragazzi, condizionati da situazioni di difficoltà familiare, economica o culturale, non proseguono gli studi dopo la scuola dell'obbligo, ponendo in questo modo una pesante ipoteca sul proprio futuro lavorativo e sociale. Purtroppo l'abbandono e la dispersione scolastica sono fin troppo prevedibili, eppure stentiamo, malgrado la buona volontà e l'impegno di tanti dei nostri servizi sociali, a vincere il destino scontato di tantissimi bambini, che sono figli di famiglie povere, di molte povertà. E qui mi interrogo spesso sui pregi della meritocrazia. È giusto, è etico pretendere la meritocrazia quando non assicuriamo le pari opportunità a tutti, anche per questi bambini che hanno la sventura di nascere in case disgraziate? Me lo chiedo spesso, ma la risposta non mi convince mai. In particolare nei paesi dell'Interland di Cagliari, la sensibile crescita urbanistica e l'incremento della popolazione hanno destabilizzato le comunità, che sono diventate spesso appendice dormitorio di Cagliari, ne hanno scardinato i pilastri della coesione sociale, hanno spazzato via i riferimenti culturali ed educativi. Ma fenomeni così purtroppo li troviamo anche nelle cittadine dell'interno, nei nostri piccoli paesi, in cui spesso assistiamo a fatti di cronaca nera in cui sono protagonisti i nostri giovani e sono vittime i nostri anziani. Come fare perché le nostre comunità escano indenni da questa crisi, che è economica, sociale, di riferimenti e di valori? Che iniziative possiamo fare perché gli individui e le famiglie non rimangano sole, schiacciate dalle difficoltà e diventino sempre più un problema che investe tutti? Sarebbe bello poter dire sì, creiamo lavori duraturi per tutti invece di cantieri di qualche mese. Purtroppo non abbiamo come comunità e come amministrazioni questa possibilità. Possiamo soltanto scegliere altre strade, a volte anche lunghe, a volte che possono sembrare velleitarie, ma che diano almeno risposta alla disgregazione sociale delle nostre comunità. Per questo sono convinta che sia urgente portare avanti iniziative per ritrovarsi e riscoprire, rinnovare i nostri valori, le ragioni che sono più profonde per sentirsi parte di uno stesso paese, di una stessa città, parte di una comunità che per migliorare bisogna amare, come scriveva con la sua abituale lucidità Emiliano Deiana qualche tempo fa in una nota. Credo quindi che per ricreare lo spirito di comunità bisogna prima di tutto ritrovare i valori che hanno guidato i nostri paesi nella loro storia, ma soprattutto serva di creare uno spirito che parta dalle nuove generazioni, a cui bisogna insegnare il rispetto, quello per le persone e le cose, i valori civici, il valore dell'istruzione e della cultura, sapendo che per essere buoni insegnanti queste virtù bisogna prima di tutto praticarle. Bisogna tenere assieme, legandole in una rete, tutte le realtà dei nostri paesi, le famiglie prima di tutto, che devono ritrovare compiutamente il ruolo di asse portante della società. La scuola, le istituzioni, le parrocchie, la politica e le associazioni, tutte quante. Ognuno deve sentirsi parte della comunità con il piccolo contributo che può dare. Nessuno si deve sentire solo, escluso e emarginato. Tutti dobbiamo sapere che viviamo in tante piccole e grandi comunità, forti di potenzialità, di ricchezze umane, territoriali, di tradizioni e di cultura. Tutti dobbiamo convincerci che possiamo fare qualcosa unendo le nostre forze, perché le nostre comunità siano più forti e più sane.
Nel mio comune, per fare tutto questo, stiamo cercando di mettere in campo iniziative che hanno come obiettivo quello di ritrovare la connessione, la coesione del nostro territorio sociale. Stiamo cercando di mettere in campo iniziative per le donne che lavorano, aprendo un nuovo asilo nido, stiamo aprendo un centro di aggregazione sociale per i ragazzi, che purtroppo spesso sono... Va bene, alla prossima. Grazie Anna.